partner di Rebuild 2016 sarà Manni Group, che è qui presente, un'impresa italiana ma presente in tutto il mondo, un'impresa che tra l'altro testimonia la centralità dell'industrializzazione e della prefabbricazione. Siamo qui con Enrico Frizzera, amministratore delegato di Manni Group. È un gruppo storico nella siderurgia intesa come prefabbricazione e quindi noi non produciamo acciaio ma lo prelavoriamo fornendolo ai nostri clienti in lavorazioni che sono già pronte per i montaggi. I servizi soprattutto del gruppo si sono sempre integrati con gli uffici tecnici dei clienti, creando opportunità di miglioramento progettuale e di utilizzo dei materiali. Completa l'attività del gruppo, per essere molto sintetici, tutto il mondo dell'ingegneria, in particolare ultimamente dell'ingegneria della sostenibilità e dell'efficienza, che è coerente e si aggiunge all'ingegneria delle strutture, designando anche un po' gli indirizzi del futuro, cioè un involucro prefabbricato estremamente performante, attento alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Voi siete un gruppo italiano ma presente in tutto il mondo? Un gruppo italiano che esporta in 64 paesi ed è presente anche con unità produttive complete, quindi legal entity complete, in 5 paesi, 3 continenti, siamo in Messico, in Spagna, in Romania, in Germania, in Russia e con 2 stabilimenti importanti in Italia di Isopan, oltre a 7 stabilimenti del Manni Cipre. E quali sono i settori dove siete più presenti? Ma fondamentalmente costruzioni, impiantistica e meccanica sono i settori di prevalente servizio. La prefabbricazione o l'industrializzazione sarà uno dei temi di Rebuild di quest'anno. Quello che stiamo incominciando a vedere è una strada nella quale un pezzo di manifattura italiana possa giocare un ruolo importante, diciamo, nel settore. Qual è la vostra visione di questo? Abbiamo avuto conferma anzitutto grazie all'espansione internazionale che in Italia c'è una tecnologia avanzata, una capacità di ricerca importante. E devo dire la verità che si esce dall'Italia per competere con prodotti e servizi di alto livello. Questo confronto utilissimo fa capire che noi abbiamo tutta la possibilità di fare una prefabbricazione tecnologicamente avanzata, non solo architettonicamente, diciamo, Italian style, Italian fashion. E io penso che si possa giocare un grande ruolo anche nel mondo dell'efficienza, dove noi abbiamo maturato comunque come italiani, si intende, ottime competenze. E a livello strategico qual è la vostra direzione da questo punto di vista? Come volete fare leva, diciamo, dell'asset prefabbricazione e dell'asse energia? Beh, anzitutto lo sforzo nostro è di ricercare soluzioni innovative sia in termini di prodotto che di servizio, per arrivare non tanto a fare noi una costruzione come gruppo, ma a fornire un sistema costruttivo, un sistema che abiliti i vari operatori. Questo è il focus fondamentale, ricerca da un lato, anche con grandi entità multinazionali su prodotti specifici che migliorino ad esempio la coibentazione piuttosto che la resistenza alla reazione al fuoco, e integrazione tra dall'altro con altre tecnologie e tecniche di prefabbricazione proprio per fornire sistemi costruttivi per tutti, ecco, abilitanti, e soprattutto il massimo sarebbe universali, cioè trasportabili e utilizzabili in vari paesi. Questo effettivamente è proprio lo scenario che stiamo incominciando a tratteggiare, che a Rebuild 2016 sarà, come dire, ben sviluppato da casi e esperienze nazionali e internazionali. Siamo molto contenti di avere un'impresa manifatturiera italiana, ma presente in tutto il mondo, capace di testimoniare questo tipo di strada e questo tipo di, anche di incremento di produttività e di efficienza che possiamo immaginare che la prefabbricazione e l'industrializzazione possa portare al mondo delle costruzioni. Quindi benvenuti. Grazie. È una visione in cui crediamo molto e ci fa molto piacere la collaborazione con Habitech.